Due partite per segnare la storia, due vittorie. Da calciatore una e da allenatore l'altra. Prima di lui solo il mitico Mario Zagalo. Dopo di lui solo Didier Deschamps. Il trofeo è sempre lo stesso, il più importante, la Coppa del Mondo. Per ricordare Franz Beckenbauer, a un mese dalla scomparsa, conviene partire da queste due partite e dagli episodi che meglio lo definiscono. Finale Germania-Olanda del 1974. Non tutti lo ricordano, ma la partita, dopo il fischio d'inizio, dovette ricominciare perché l'arbitro non si era accorto che mancavano le bandierine del calcio d'angolo. Un episodio preso con ironia dal Kaiser, che alcuni anni dopo confessò che questo inconveniente lo aiutò molto a scaricare la tensione di dover affrontare un'altra divinità calcistica come Johan Cruyff. La seconda partita, la finale di Italia 90 contro l'Argentina di Maradona, preceduta il giorno prima dal furto della sua Mercedes. Anche lì l'austero tedesco del sud, nelle vesti questa volta di allenatore, la prese ridendo e si fece mandare un'altra macchina. Invulnerabile, ispirato, genio. Secondo il grande filosofo tedesco Martin Heidegger, il Kaiser generò un amore che travalicava i confini dello sport. I Monty Python lo inserirono nella squadra dei filosofi tedeschi contro quella dei filosofi greci in uno dei loro film. Figlio del popolo, diventato icona della Germania, ha incarnato tutto quello che i tedeschi vorrebbero si dicesse di loro nel mondo. Sul campo dominava con talento e carisma. Durante una partita di campionato con il Bayern, palleggiò per 40 secondi senza che nessun avversario osasse contrastarlo. Tanta era l'ammirazione per lui. Un uomo, una leggenda, un rivoluzionario in campo e in panchina. Nato poche settimane dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, amava dire di sé che era nato come un uomo libero e libero rimase anche in senso calcistico, reinventando scopo e mansioni del ruolo in campo. Con lui, che parte centrocampista per poi arretrare, il libero iniziò a controllare lo spazio. Esentato da marcature, riannodava la struttura difensiva della squadra sfilacciata dalle marcature a uomo. Ricucire laddove la squadra si spezza, dare continuità a un tessuto che si smaglia, ricostruire l'ordine. In questo era unico. Franz Beckenbauer ha tracciato un segno indelebile, non solo in Viale Ceccarini a Riccione, dove c'è il calco delle sue mani, ma anche nel mondo del calcio. Ne ha ridisegnato la forma e i confini. Fu tra i primi ad andare negli Stati Uniti per indossare con Pelé la maglia dei Cosmos. Fu il primo a inventare la costruzione dal basso e i movimenti nello spazio senza palla. Con lui, in panchina, gli allenatori presero l'abitudine di seguire in piedi l'andamento della partita. L'ex arbitro Paolo Casarin ha raccontato che l'idea dell'area tecnica, che delimita lo spazio d'azione degli allenatori durante il match, decollò proprio grazie al Kaiser. Questo perché il mal di schiena gli impediva di stare seduto. Chiese una deroga alla FIFA e gli fu concessa. Da lì, agli show di Mourinho a bordo campo, il passo è stato breve.